Cosa è accaduto questo fine settimana ai cittadini di Castrogno? Siamo sconvolti perché nonostante l'avvertenza della Protezione Civile riguardo al piano provvisorio neve, a Castrogno siamo rimasti per la bellezza di 48 ore senza corrente. Nonostante le varie chiamate fatte all'Enel, la cosa non si è risolta. Anzi, neanche hanno risposto alle chiamate effettuate. Io sono un padre di due bimbi, siamo stati senza riscaldamento, senza luce, per circa le 50 ore. Il disagio è stato grandissimo, perché a parte il fatto che comunque all'interno di Castrogno ci stanno aziende casearie, l'Enel non ha provveduto ad effettuare una chiamata, avvertire la popolazione riguardo tutto ciò. Noi abbiamo provveduto a chiamare loro, nessuno ci ha dato una risposta. 24 ore, quindi una giornata intera e una nottata. Come avete fatto a vivere dentro casa? E il freddo come l'avete sopportato? Io sono dovuto uscire di casa provvedendo a trovare dei generatori, in quanto per i bambini serviva, come mio figlio che ha 4 mesi, serviva latte, roba del genere, riscaldamento e tutto ciò, a trovare un gruppo elettrogeno per temporaneggiare altre famiglie che non avevano il cammino con delle bombole, facendo sacrifici perché anche le strade erano impraticabili per 200-300 metri. Una cosa che volevo dire, anche una cosa che è abbastanza grave, che si viene pulita la strada fino al carcere. Io abito circa un chilometro dopo il carcere, una strada provinciale che riscende a Scapriano, a Palazzetto dello Sport, in cui quando succede tutti gli anni, non quest'anno, che lo spazzaneve passa una volta soltanto richiudendo le strade alla gente che sono dopo il supercarcere che non possono scendere a Teramo. La neve difatti è ancora lì come siamo stati chiusi, anche passando, diciamo, l'operaio che è passato una volta, ribadisco, ha chiuso anche le entrate delle case. Tutto mi pongo una domanda io, se facciamo le corna in mezzo di soccorso? Quindi non vedo come posso trovare un mezzo di soccorso, è impossibile. Siamo rimasti isolati, cioè queste promesse non hanno funzionato, queste promesse che fanno loro, dice che già lo sapevano che nevicava, allora che erano pronti a intervenire. Era pronto a intervenire, poi dopodiché non si è visto, non si è fatto vivo nessuno, senza riscaldamento, cioè... Siccome io ho una piccola azienda, ho 4-5 mucche da latte, da mungere, siamo rimasti senza corrente, ho dovuto mungere a mano, deve accedere il cammino, che fai? Se non funziona il riscaldamento, se non c'è il cammino, rimangono al freddo. La strada, cioè... è passato una volta a pulirlo, poi dopodiché è rinnevicato, è rimasta così fino adesso. Quasi un giorno che non nevica e la strada sta ancora così, senza pulire. Non potete uscire di casa? Esatto.